Guarda che vuoi mangiare. Cioè, questa è un'altra tortura mattutina. E che tu dico a fare? Io ti dico una cosa, poi ne fai un'altra. E che vuoi fare? Domani hai i giri, oggi ci dobbiamo mantenere leggeri, perché poi vengono tutti questi giorni di festa, si deve mangiare assai. Non ci fanno poco di brodo vegetale, che tu lo fai così bene, con tutte quelle verdure, la radica giallo, sedano, cipolla, che a me mi piace, ecco. Un po' di brodo vegetale e ci minimo 300 grammi di tubetti. Che sì. A me i tubetti non mi piacciono. Tu te ne devi andare. Abbiamo deciso che te ne devi andare. Sono tubetti che non ti riguardano. E senza frutta, eh? Domani è quel santo giorno e saccio solamente chi ci può. Questo sono per me per la spesa e 5 lire per te. Te te metti in tasca, ti possono servire per qualche pastore. Sì, a dove metto, guarda? Non c'è, sto faticando, mettilo qua, lì, qua sul rubro. Bravo, cavolo. Ecco fatto. Ultima colazione nella casa paterna. Mamma, mamma, questo padre snaturato qui ha avuto il coraggio di cacciarmi da dentro il focolare proprio nel giorno del Santo Natale. Ma so io quello che devo fare. Mi cerco un lavoro. Sì, mi cerco un lavoro, ma qua non ci vengo più. Che è stato, Nannilla? Che è stato, mamma, che è stato? Lo saprai che è stato. La tua creatura non la troverai più. Fai conto che la tua creatura non è mai esistita. La tua creatura è sparita. Nannilla! Si è pigliata la ciclina a Cancò. È una croce, è una croce. Nannilla, vieni a casa. Vieni a casa, Nannilla. Ti è pigliata la ciclina, vabbè. Basta che te ne vai, questa 5 lire te la benedica, è l'ultima, non ne parliamo più. Che è stato? Che è successo? Che è ladro! Ma perché ti sei appiccicato? Non lo voglio, quello è ladro di destrezza, non lo voglio tenere perché più. Perché ti sei appiccicato? Se ne deve andare. Ma che è stato? Deve lavorare. Ma tu capi, ma perché sei perché è un vagabondo, non lo voglio vedere. Insomma, si può sapere perché ti sei appiccicato, che è stato? Con c'è, mamma faceva che arrivo presepio. Ma che sta? Lasciatemi in pace, devo lavorare, con c'è. Ha già fuoco presepio. Guardi, pare che stai facendo la cupola di San Pietro, cioè buttici quattro pastori in coppa, come vanno qua. Mamma mia. Poco di pace, pochi tranquilli. Quanto è bella la solitudine. Uè, Nenù. E tu che fai qua? Uè, Nino. Buongiorno, papà. Che è stato? Qui. Hai fatto una volta questione con tuo marito. Insomma, volete venire, ma io... Quello ti vuole tanto bene, vi siete sposati con tanto piacere. Ti tratto come una gran signora, non ti fa mancare niente, ti ha messo quell'appartamento. Quando torno a casa la sera, lui deve stare tranquillo, deve trovare la pace, come si dice, il sorriso della famiglia. Perché poi tieni i pensieri, tieni le responsabilità di centinaia di operai, capisci? No. Perché voi siete appiccicati, perché? Perché voi siete appiccicati, eh?
Questo è un altro capolavoro tuo, il più riuscito. Hai ragione tu, e faccio tutti questi capolavori. Tu non sei un capolavoro, tu. Figurati. Insomma, io non devo sapere niente. Ma che vuoi sapere tu? Che vuoi sapere? Povero Sevio, il povero Sevio. Tu sei la nemica della casa. Certo, la nemica dei figli e la nemica mia. Sì, sì. Ah, già fuori presente? Beh, faccio presente. Bravo. Però se succedono i guai non venite da me, perché se succedono i guai i faccio presente. Mamma va a squagliare la colla che si è fatta freddo. E ve lo piangete voi e le vostre anime dannate. Che brutta gente, Gesù. Vedi, fra madre e figlia è un altro linguaggio. Che brutta gente, puzza di tuo balene, Gesù, nemica del proprio sangue. E così, ho già avuto le spalle e me ne so chiuso. E tu sei pazza. Chi lo muove nel ca? Non ce la faccio più. Non mi tormenta, cacciosi. Ti tormenta, figlia mia. Tu dovresti camminare un pochettino più dritta. Io ti sono mamma e tu posso riscere. Ma perché che faccio? Che faccio? Che fai, Nino, che fai? Ma non mi faccio ridere. Il fatto vero è soltanto che io sono una stupida. Questo sì. Faccio solamente chiacchiere. Ha già fatto. E io faccio. Zitta. Poi, ecco qua. Per il signor Nicola Percuco. Urgente. E che resta lì? Il nostro matrimonio fu un errore. Perdonami. Sono innamorata di Vittorio Elia e fuggo con lui questa sera. Addio, Niluccio. Mamma mia, e tu facci pazza, che lo poveriello? O lo facci pazza? Nino ramma sta lettera. Non va lunga, mamma, non va lunga. Nino ramma sta lettera. Mamma, non va voglia. Mamma, sta. Mamma, non va lunga. Non va lunga, mamma, non va voglia. Non va voglia. Non l'hai pigliata, bella. Mamma, sta. Madonna mia, addolorata a me, non ti diciamo a voi, perché non c'è faccio, non c'è faccio. E benino, si riscenata a volte che le chiedete. Sottomi di un ebbricchio, hai capito? Che le te è marito, mamma? Chi è marito? Quando tu non volevi bene ci pensavo prima. Io non volevo. Voi mi volevi stare a forza. E mo' è fatta e non c'è più rimedio. Ehi, me ne scappa. E ti butto una cosa in faccia. E a chi aspettate? Perché non lo facete? Chiamo. Uccidetemi pure. Ma perché? Perché sono stata così disgraziata? Perché? Disgraziata? Oh, mamma mia, tu hai voluto che la sciorta, mamma. Però ricordate che... Zitta. Che non so più scemo come la volta. Zitta. Voi adesso non potete fare di me tutto quello che volete. I nervi sono nervi, mamma. E io non li controllo più. Mamma, mamma, come sto con i nervi? E Lucia! E scazza tutte cose, scazza! Scazza tutte cose, scazza! Scazzano, mamma, scazza tutte cose, mamma! Voglio scazza tutte Io sento a patate. Siete contenti, po'? Sì! Anch'io! È contento, mamma? Che è stato il candele? Che è niente, no, carino, non è stato niente. Come niente? Capare casa amici, il candele. Chi ha scassato per esempio? È stata tua figlia, hai pigliato con tua figlia. Ma c'è pigliato con mia figlia, con mia figlia. Beh. Ma c'è pigliato con donna Concetta. No, Concetta, tu sei la nemica della casa, la nemica mia.
Questi sono i frutti che hai raccolto, questa è l'educazione che hai dato ai figli. Ma io mi sono scocciato con gemme, ricerca, me ne vacca. Me ne vado dalla casa, mi metto un cappottello e mi ricerca, me ne vado in coppa alla montagna. Vado a fare il romito. Beh, Lucarie, Lucarie, sentiamo buono, noi. Sentiamo buono quello che ti dico, perché in la faccia tu, hai capito, con te, con tuo figlio, tuo frate. O vieni che il barcone, Lucarie, o vieni. Esce un balcone mio, se è bravo, io, guardalo buono. Perché io non ordine chi sto, sai che faccio? La rapa e metto la coppa a pascia. Perché non ce la faccio più, Lucarie? Non ce la faccio più! Ce la faccio più con te, con figlio tuo. Aiutatemi. Mamma! 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 È morta mia moglie. Mamma mia, bella! È morta mia moglie! Mamma! Cos'è? Aspetta che c'è... cuscino, cuscino! Che cuscino, loro! Chiama mamma! È morta mia moglie! Ma non fa male, grazie! Pascali! Pascali! Pascali, via! È morta moglie! Tu che stai dicendo? Sta morendo, sta morendo! Tu che stai dicendo? Ah, ma non si prima. Sì. Accende le candele, sì, alla Vergine, vai in da cucina, piglia la bottiglia ma con la cena, vai. Non ti preoccupare che cosa niente. Non c'è. Con c'è, parla, con c'è. Mamma. Non si muove, con c'è. Apri gli occhi, con c'è. Con c'è, parla, parla, fa un discorso. Ecco la cita. Qua sta la cita, sì, appiccia il cannello a mano. Sì, sì, sì. Tutte le candele, ma da fare, ragazzi. Devo fare il miracolo. Per concetto, tutte le candele. Tutte le candele. Non c'è? Zitto, sì, sta meglio, sta meglio. Pasqua, studio, 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 sta meglio. Studio, Pasqua, ti ho detto studio, sta meglio, studio il cammino. Nonna Concia, eh? Nonna Concia, ma che è successo? Niente. Niente, niente. È inutile che domando, non si possa venire. Niente. Lugari, tuo figlio si è rubato pure il fratello. Pasqua, piglia da 5.000. Ma come si deve fare con quel ragazzo? Io non lo so. Ti devi trovare una camera mobiliata e te ne devi andare, sì, perché sì, mi sono scocciato, sì, sì, non ragione, voglio responsabilità. Me ne vado, me ne vado, me ne vado. No, me ne vado, no, dopo Natale, fai Natale e te ne vado. Come ti senti, cugino? Meglio, meglio. No, no, ma... Meglio, sta meglio, mo, ha messo colore in faccia, mi... Cugino, tu non mi fai mettere paura a me, capito? Mi mette paura. E con me è fatto brutto. Laurenzi e figlio, non è diretto, che sia figlio, sono irriconoscenti. A un certo punto, qualunque sacrificio, non lo riconoscono, spariscono, sono avanti. Non c'è cosa mi rimasti a te solamente. Tu la pensi a me e io a te. Con c'è si tu muore, muore pure io. Hai capito? E c'è che fa? C'è. Ma metti da fuoco presepio, no, da voi, eh? Papà, avevo pensato presepio. Va già, state vicino a mamma, sì, che sì, vado ad aprire io la porta. Che se è capace che si senta male, no, da voi. Grazie. E c'è che fa? Mamma. Mamma, mamma. Come fa a morire a me, poverella? Ma come vai a scrivere quella lettera? Tu lo sai che tuo marito è un uomo positivo. Che si sa una cosa simile a mamma. Che la taccia. Hai capito che taccia, mamma? Mamma, giurami che quella lettera non la manderai. Che farai pace con tuo marito e che fornisce tutte cose. Giura mamma, giurami, giuro mamma, grazie figlia, grazie Nicolì, grazie, e che bosa, che bosa, stava morendo mia moglie. Voi che dite? Ci abbiamo visto perso mia mamma. Buongiorno mamma. Buongiorno, ma che sta? Non è la pressione è bassa, non gira mendica. Non mangia, questa mangia come un uccellino, e cura non ne può fare. Anche i dispiaci, è arrivata nei nucci tutta turbata. Io ho capito che mi eravate contrastato, ma non ci potuto sapere la ragione. Ma che sta?
Però perché si è appiccicato? Perché? No, niente.